Il Parlamento approva il bilancio 2016, quali sono i benefici per l'Italia? Benefici per l'Italia sono parecchi, così come per tutta l'Europa. È un bilancio molto buono quello per il 2016, che investe, nonostante il piano Juncker che preleva dal bilancio europeo e nonostante le difficoltà che ci sono, è un piano che è un bilancio che investe molto su Horizon 2020, su CEF e soprattutto su Erasmus. Quindi investe sul lavoro, sulle imprese innovative, sull'università, sulla ricerca, sui giovani. E insomma sui settori su cui l'Italia ha bisogno di investire. E poi investe molto anche, e anche di più di quanto non avesse fatto la Commissione, investe molto il bilancio che abbiamo approvato in Parlamento sul tema dell'immigrazione e sul tema della crisi dei profughi. Quindi questo è un grosso aiuto per l'Italia e per tutti i paesi che stanno affrontando questa crisi, fino ad oggi a mani nude, da oggi con un aiuto anche economico da parte dell'Unione Europea. Sul bilancio del Parlamento europeo, quindi proprio l'istituzione Parlamento, si fanno dei grossi tagli, finalmente. Non sono tagli populisti, non sono tagli soltanto guardando gli scontrini come vorrebbero fare alcuni colleghi italiani. Sono tagli strutturali che vanno a incidere molto sul bilancio del Parlamento europeo e sono strutturali e quindi avranno le conseguenze anche per i prossimi anni. È un primo passo che ha fatto la Presidenza del Parlamento, che ha fatto il Vicepresidente Sassoli e quindi c'è anche un piccolo merito dell'Italia in questo. In concreto, cosa consistono questi tagli? In concreto consistono in alcuni milioni di euro di tagli, soprattutto perché sono stati messi a bando servizi come le mense, sono fa stati fatti dei tagli sul personale, una riduzione del 5% anno, così come viene fatto da tutte le istituzioni, e quindi avremo un bilancio più magro per il prossimo anno.